economica e monetaria. Una parte, proprio una frase all'interno del libro che secondo me è molto significativa, non è come spesso siamo portati a credere il trattato europeo o il diritto europeo che legittima la Costituzione, ma è la Costituzione, sono le Costituzioni democratiche come quella italiana che legittimano attraverso i loro articoli. Nel caso poi della Costituzione italiana è l'articolo 11 della nostra Costituzione, legittimano le organizzazioni o le istituzioni internazionali come poi è l'Unione Europea, come poi è l'Unione Economica e Monetaria. All'interno del libro viene proprio proposto questo percorso e analizzato questo percorso parallelo tra quella che è stata la costruzione dell'assetto europeo, ripeto, che poi si è esplicitato con Maastricht, con l'Unione Economica e Monetaria, e con quello che è stato il processo di costruzione invece della Costituzione italiana. All'interno del libro, addirittura, proprio per diciamo, farci rendere conto di quali erano i principi e qual era l'intento dell'Assemblea Costituente, vengono riportati addirittura discorsi più o meno integrali di alcuni eminenti rappresentanti poi dell'Assemblea Costituente. E questo credo sia molto significativo veramente per far comprendere quale fosse il disegno iniziale e poi come pian piano si scopre all'interno del libro come il disegno della costruzione europea sia incompatibile con questi principi sanciti inderogabilmente all'interno della Costituzione, sia incompatibile con quello che era l'intenzione dell'Assemblea Costituente e come i padri costituenti all'interno del testo abbiano proprio voluto inserire, no, delle norme precise per evitare che un modello che era stato fallimentare, che aveva portato poi a quello che è stato il secondo conflitto mondiale, quindi il modello liberista che poi aveva diciamo scaturito la crisi del 29, che aveva portato poi ai totalitarismi all'interno dell'Europa, che avevano portato alla guerra, come proprio fossero presenti anche nel dibattito all'interno dell'Assemblea Costituente la volontà di proprio inserire questi principi per evitare che questo modello si riproponesse e ci portasse alla stessa situazione che si era avuta prima della Seconda Guerra Mondiale. Purtroppo non è stato così, purtroppo in maniera fraudolenta, in maniera diciamo nascosta e sottotraccia o in maniera cosmetica, poi come dice Luciano nel suo libro, quindi con tante belle parole ma vuote di significato o con un significato vero celato all'interno della costruzione europea, questo modello si ripresenta con altre parole, si ripresenta con altre soluzioni, ma fondamentalmente è lo stesso modello. E i risultati li vediamo oggi. I risultati di oggi sono quelli che abbiamo tutti sotto gli occhi, ma che all'interno delle istituzioni europee si vedono in maniera ancora più netta. Un'Unione Europea, un'Eurozona governata dalle oligarchie, e noi abbiamo la Commissione Europea che è la massima espressione di queste oligarchie. Abbiamo un presidente della Commissione Europea che è diciamo il padre che tutela gli interessi delle multinazionali, e l'abbiamo visto con lo scandalo di LuxLeaks. Abbiamo un commissario alla regolamentazione finanziaria che oggi assume un aspetto molto importante all'interno dell'Europa, perché tantissime competenze in tema di regolamentazione finanziaria sono ormai prerogativa dell'Unione Europea. Abbiamo messo come commissario un inglese che aveva una società di consulenza che prestava consulenze e servizi alle più grosse banche d'affari del mondo. Il primo cliente era la banca HSBC, la banca più grande del mondo. Quindi, proprio per capire a chi sono in mano le leve oggi del potere. Un altro esempio all'interno della Commissione
è il commissario all'ambiente, un ex petroliere, ma ce ne sono tanti altri di esempi all'interno della commissione, proprio per far capire come il disegno di governo all'interno dell'Unione Economica e Monetaria si è dato in mano al mercato che, contrariamente a quello che si pensa, poi si traduce infine in un controllo oligarchico di tutte le leve, o addirittura in certi casi monopolistico. Il filo conduttore molto interessante all'interno poi di tutta la storia che ci racconta Luciano nel suo libro è proprio quello dell'articolo 11 della Costituzione, no? Che segue il lettore durante tutto il percorso, tutti i capitoli, per poi, passatemi il termine, sfociare alla fine proprio come principio cardine e come anche soluzione proposta per liberarsi, diciamo, da queste catene. Ripeto, noi oggi ci rendiamo conto sempre di più di come la costruzione europea sta svuotando la nostra Costituzione, quindi sta svuotando la democrazia, ma i casi sono sotto i nostri occhi, il caso della Grecia, ad esempio, dove le elezioni non hanno assunto un significato irrisorio, no? Quello che noi chiamiamo pilota automatico, che è quello che poi Luciano esprime bene nel suo libro come il disegno all'interno dell'Unione Economica e Monetaria, del Trattato di Maastricht, che svuota la democrazia nel suo significato più sostanziale, quindi come tutela di tutti i principi sanciti dalla Costituzione, come tutela del lavoro attraverso l'applicazione da parte delle istituzioni governative di politiche economiche volte al sostegno della massima occupazione, come tutela del diritto al risparmio, oggi lo vediamo col bail-in, ma sono in discussione tanti altri provvedimenti all'interno del Parlamento e delle istituzioni europee che sono anche peggio del bail-in. Una per tutte è la Capital Markets Union, magari poi se ho tempo vi farò un accenno anche su questa, la tutela della sanità, la tutela del diritto alla pensione, la tutela ad avere un'istruzione pubblica. Tutta questa costruzione sta svuotando pian piano il significato democratico all'interno della Costituzione, in sostituzione poi di un significato democratico che, come definisce Luciano spesso, non solo nel libro ma anche per chi lo segue sul suo blog, spesso nei suoi post, un significato di democrazia idraulico-sanitaria, cioè una democrazia che si esplicita ed è tollerata unicamente nel momento del voto, che poi, come capite, è ininfluente. Il caso della Grecia è il caso principe, ma lo stesso caso dell'Italia lo vediamo, noi da tre anni, da tre mandati abbiamo premier non eletti da nessuno che, come dicevo prima, si limitano a guidare una macchina in cui il pilota automatico è impostato, quindi i margini di manovra sono praticamente nulli, e dove tutte le politiche, tutte le iniziative di politica a sostegno della domanda sono veramente impossibili per un modello guidato dall'alto, che è poi quello dell'Unione e dell'Eurozona, che impedisce di fatto di utilizzare quegli strumenti che ci permettono poi di combattere la crisi. Oggi noi lo vediamo tutti i giorni, noi aderendo in maniera passiva, no, a quella che è stata tutta la costruzione del modello di Maastricht e dell'Unione Economica e Monetaria, ci siamo privati totalmente, abbiamo demandato a una tecnocrazia sovranazionale le leve che ci permetterebbero di contrastare la crisi, che principalmente sono le leve di politica economica e poi di politica fiscale e monetaria, che poi si declinano in altri provvedimenti. Oggi addirittura questo tipo di atteggiamento da parte di Bruxelles e della tecnocrazia europea lo si vede anche verso
nazioni che non adottano la moneta unica, pur essendo all'interno dell'Unione, ma i risultati, diciamo, sono leggermente diversi. La questione della Polonia, non so se qualcuno di voi in questi giorni ha seguito, è fantomatica, no? Io, che prima di fare l'eurodeputato avevo dimestichezza con le agenzie di rating, non ho mai visto un'agenzia di rating che declassasse un governo o un'impresa di 4 livelli solo per un cambio di governo. Io l'unica volta che ho visto un downgrade così ampio probabilmente è stato il fallimento di Lehman Brothers, che era rettata AAA, poi quando si sono accorti che era fallita hanno dovuto cambiare il rating. Quindi anche per capire come oggi la costruzione europea, le istituzioni europee siano avverse alla democrazia, e qui poi il caso polacco e il caso greco come casi esempi poi anche di quella che è la soluzione, di quella che è l'interpretazione corretta che poi dà Luciano nel suo libro di possibilità di uscita o di rifiuto poi della moneta unica per gli stati che sono dentro. Come voi sapete, magari avete sentito Draghi qualche volta ripeterlo, Juncker, il diktat è che l'euro è irrevocabile, dall'euro non si può uscire, quindi quando si è fatto il passo di accettare questa moneta, questa è una decisione irrevocabile. Questo assolutamente non è vero, e Luciano poi che ha analizzato in maniera... Sì, io all'inizio... Perché Matteo è riuscito a farglielo ammettere... Avevamo, poi magari racconto proprio questo aneddoto, quella volta fu il commissario preposto all'euro, che è l'ex primo ministro lettone, che oggi è quasi scomparso dalla cronaca pubblica, Dombrovskis, esatto, perché nell'audizione proprio iniziale con questo commissario io gli posi proprio una domanda se non era... giusto e corretto, vista quella che poi è la realtà, permettere agli stati, creare dei meccanismi e permettere agli stati che democraticamente decidono di abbandonare la moneta unica di farlo. Lui davanti alle telecamere si tradì, disse che sì, la commissione non può interferire con le decisioni, libere decisioni democratiche di uno Stato, e che quindi nel caso avrebbe dato tutto l'apporto tecnico al Paese che avrebbe preso questa decisione, salvo poi il giorno dopo probabilmente qualcuno, il suo capo, Mr. Juncker, o qualcuno più in alto, il capo della comunicazione, gli ha tirato un po' le orecchie, e mi ricordo mandò proprio un comunicato stampa smentendo un po' e dicendo che era stato mal interpretato e che comunque l'uscita dall'euro non è possibile, l'euro è irrevocabile, quindi ritrattando un po' quello che aveva detto Luciano nel suo libro, proprio partendo dal cardine dell'articolo 11 della Costituzione, no? Che di fatto è un po', come dicevo, il filo conduttore di tutto il libro, ci spiega, no? Come con un'interpretazione corretta sia dei trattati sia di questo articolo in realtà sia possibile, con una decisione democratica da parte di uno Stato sovrano, abbandonare la moneta unica senza dover mettersi nelle mani di quel processo farraginoso e inutile che è dettato dall'articolo 50 del Trattato di Lisbona. Come voi sapete, nel Trattato di Lisbona hanno pensato di inserire la possibilità per uno Stato membro dell'Unione di recedere dall'Unione. Oggi alcuni ammettono che l'unica via possibile per uscire dall'euro sia quella di utilizzare l'articolo 50 e quindi abbandonare l'Unione Europea. Questo non è vero, gli stessi trattati europei e una corretta interpretazione degli stessi trattati europei, poi magari Luciano ve la spiega meglio, ce lo dicono. Di fatto oggi in Europa esistono dei paesi che hanno adottato l'euro e dei paesi che sono all'interno dell'Unione Europea, ma non dell'Unione Monetaria, che vengono detti paesi
con deroga. Di fatto questi paesi hanno la facoltà e non l'obbligo, perché non c'è scritto da nessuna parte nei trattati che esiste un vero obbligo un giorno o l'altro adottare la moneta unica, e quindi di fatto il corollario, no, a questa deroga è che se un paese può liberamente, democraticamente entrare, no, all'interno della moneta unica, perché il processo di entrata alla moneta, nella moneta unica non prevede solo il rispetto dei criteri di convergenza, ma prevede anche una decisione finale da parte dello Stato che vuole entrare e dire sì, ok, io rispetto i criteri, il Consiglio europeo e gli altri Stati dell'Eurozona sono d'accordo a che io entri, ma alla fine io posso decidere liberamente se entrare o no. Siccome esiste questa facoltà, è chiaro che deve esistere la possibilità per uno Stato che democraticamente lo voglia di abbandonare la moneta unica. E questo è un dibattito che noi ci divertiamo a fare spesso con Mario Draghi quando viene in audizione, proprio per cercare di metterlo in difficoltà su questo punto e sull'irrevocabilità della moneta unica. Credo che oggi questo debba essere, per qualsiasi forza politica che aspira a governare il paese, il tema di lotta principale. Ripeto, è stato evidente, e l'abbiamo visto tutti coi nostri occhi, come all'interno di questo sistema non esista democrazia sostanziale, come all'interno di questo sistema qualsiasi governo democraticamente eletto non abbia le leve e non abbia il potere all'interno di questo sistema per, come dicevamo, ritornare alla Costituzione, ritornare a difendere, a tutelare e a proporre politiche che sviluppino e sostengano quei principi inderogabili che la nostra Costituzione ci dice. Ripetiamo soprattutto la tutela al lavoro, no? Diciamo che è un po' il leitmotiv della Costituzione, come poi nel libro è spiegato molto bene. Il lavoro visto e voluto dall'Assemblea Costituente come fattore di produzione predominante e principale, cioè che deve avere la massima tutela da parte delle istituzioni. E quindi oggi credo che questo dibattito sia necessario. Ripeto, credo che ogni forza politica che vuole andare a governare deve per forza seguire questa strada, altrimenti il risultato è quello che abbiamo visto in Grecia, un governo che è partito fortissimo con una campagna elettorale impregnata contro l'austerità, con politiche a sostegno del lavoro, a sostegno del sociale, si è ritrovata nei fatti, non rifiutando la costruzione dell'unione economica e monetaria, a dover alla fine cedere a istituzioni tecnocratiche e alle imposizioni della tecnocrazia guidata poi dagli interessi dell'oligarchia finanziaria. Oggi di Grecia sui giornali non si sente più parlare, ma proprio in questi giorni il governo greco sta dibattendo con quella che è la troica o la quadriga, chiamatela come volete, una riforma delle pensioni che si tradurrà per forza, ma lo sapevamo già, in un'ulteriore riduzione e taglio delle pensioni per i cittadini greci. E questo a tutto scapito di quello che è la crescita, non lo dobbiamo ripetere, ma è spiegato molto, molto bene nel libro. Qualsiasi costruzione come quella ordoliberista di stampo tedesca che regge i trattati europei denigri la spesa pubblica, e nei trattati europei ce l'abbiamo in funzione della riduzione del deficit, del pareggio di bilancio, di tutte queste politiche tese a tagliare il bilancio, non comprende poi quello che è il funzionamento e il significato di un bilancio pubblico. La spesa pubblica, poi c'è una parte molto interessante nel libro, il bilancio di uno Stato non è come il bilancio di una famiglia. Noi spesso commettiamo l'errore di comparare
le due cose, ci comunicano questo, che lo Stato deve essere prudente, non deve spendere, non si deve indebitare, peccando nell'analisi di fondo di cos'è il bilancio di uno Stato. Il bilancio di uno Stato deve servire per creare e ridistribuire ricchezza poi sui suoi cittadini. Il bilancio per chi la spesa pubblica per chi ha una base di macroeconomia entra in quello che è poi in maniera positiva in quello che è poi l'output, cioè il reddito. Quindi più si taglia la spesa pubblica, più si taglia il bilancio dello Stato, più ovviamente verrà influenzato in maniera negativa il reddito, l'output e quindi la ricchezza dei cittadini. Il compito dello Stato deve essere quello poi di creare ricchezza per i cittadini, di avere una spesa pubblica che redistribuisca i benefici di questa spesa pubblica su tutti i cittadini in maniera equa, non quella di tagliare il bilancio, non quella di tagliare la spesa pubblica. Io vi lascio poi con un'ultima riflessione che secondo me è molto importante sul ruolo antidemocratico delle istituzioni europee, sul ruolo di quella che è la Banca Centrale Europea, ad esempio, che è probabilmente una delle istituzioni più antidemocratiche che hanno operato in questi anni in Europa. Guardate sempre la vicenda greca, su tante istituzioni europee, dal Parlamento Europeo, che diciamo è l'unico organismo eletto direttamente dal popolo, ma che è svuotato completamente di qualsiasi potere. Non abbiamo potere di iniziativa legislativa e diciamo siamo quasi un contorno ornamentale. Vedi, tutte queste istituzioni, nella vicenda greca l'unica istituzione che ha preso delle decisioni politiche è stata un'istituzione tecnica come quella che è la Banca Centrale Europea. Una Banca Centrale Europea unica al mondo nel suo genere a perseguire certi obiettivi con un dettame, un grado di indipendenza che poi stressa, no, questo tipo di comportamento e che poi si traduce in decisioni e in un'operatività che non esiste in nessun'altra banca centrale al mondo. Questa atipicità che poi incide negativamente su quelle che sono poi le vite dei cittadini. Ripeto, la vicenda greca deve fare scuola per comprendere come questa costruzione abbia svuotato completamente il significato poi della democrazia, una democrazia che si esprime solamente attraverso un voto inutile. Ma d'altronde lo vediamo oggi nella dinamica delle elezioni come l'astensionismo, no? Sia sintomo di questo, cioè del fatto che anche i cittadini ormai percepiscono le elezioni o il voto come una pratica, un esercizio di democrazia inutile, se si può chiamare così. Io vi ringrazio, sono a disposizione poi per domande o dibattere di alcuni punti e lascio la parola a Luciano per la presentazione del libro. Grazie.